Gloria, grazie a Dio per questa opportunità che abbiamo di poter continuare a condividere la parola del Signore e certamente ogni brano ha il suo valore, la sua utilità e questa sera vorrei proporvi una lettura iniziale nel libro della Genesi, il primo libro della Bibbia, e due personaggi che rappresentano due direzioni opposte. Sappiamo tutti che nella vita è importante sapere quale direzione stiamo seguendo. Oggi, grazie a Dio, abbiamo i cosiddetti navigatori che ci consentono di avere le informazioni, man mano che guidiamo per poter seguire la giusta direzione. E quindi una domanda sorge spontanea: quale direzione stai seguendo? Non parlo di direzioni stradali, ma quale direzione spirituale, ovvero chi stai seguendo, quale direzione stai prendendo nella tua vita? Perché dalla risposta a questa domanda dipende appunto l'esito del nostro percorso terrestre. E in questo capitolo, Genesi capitolo 13, abbiamo due personaggi molto conosciuti. Si tratta di Abramo, padre della fede, e suo nipote Lot. E vedremo come a un certo punto hanno preso una direzione completamente, diametralmente opposta. Leggo dal verso 1: Abramo dunque risalì dall'Egitto con sua moglie, con tutto quel che possedeva e con Lot, andando verso la regione meridionale. Abramo era molto ricco di bestiame, di argento ed oro, e continuò il suo viaggio dal meridione fino a Betel, al luogo dove dal principio era stata la sua tenda fra Betel e Ai, al luogo dove era l'altare che egli aveva fatto prima. E lì Abramo invocò il nome dell'Eterno. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva pecore e buoi e tende. Mi fermo qui un attimo e vediamo questa famiglia che viaggia insieme. Abbiamo Abramo, sua moglie, e poi vedremo anche i suoi pastori che lo seguivano per il bestiame molto abbondante di cui lui era proprietario, e c'è anche Lot, che era suo nipote. Quindi vediamo che c'è un cammino in comune, e noi sappiamo che Lot in realtà sta seguendo la direzione che Abramo aveva scelto, che era la direzione datagli da Dio stesso. Noi sappiamo che Abramo aveva un legame particolare con il Dio che si è rivelato in maniera personale, appunto che Abramo viene chiamato l'amico di Dio. E tutto procedeva bene in questo viaggio di fede. Era un percorso nel quale Abramo, insieme a coloro che lo seguivano, stava ubbidendo alla chiamata del Signore. Quindi fin qui Lot cammina con Abramo. Ed è importante avere buone compagnie. Io mi auguro che ciascuno di noi stia camminando con Dio, ma anche camminando con coloro che seguono il Signore. Perché se abbiamo compagnie errate, influenze nefaste, ecco, questo potrebbe turbare, potrebbe interrompere e addirittura farci deviare dalla direzione che Dio ci indica nella sua parola. Possiamo dire che quindi Abramo era partecipe di questo viaggio che Abramo aveva intrapreso con Dio stesso. Dio l'aveva chiamato ad uscire fuori da Ur dei Caldei, a lasciare il suo parentado e a seguire la sua direzione. Abramo felicemente ha abbracciato questa chiamata e Dio non gli ha dato tutti i particolari. Non c'era come oggi il percorso punto A, punto B, destinazione finale. No, Abramo camminava con Dio passo per passo, dipendeva dal Signore, dalla sua guida, e notiamo che Abramo aveva questa buona consuetudine di avere dei punti di riferimento. Infatti qui arriva a Betel, dove già aveva fatto un altare all'Eterno, e voi sapete che nell'Antico Testamento gli altari erano dei monumenti con delle pietre, ma erano un segno
diciamo, esterno di una decisione di invocare il Signore, una decisione di far appello a Dio. E vediamo che qui di nuovo Abramo invocò il nome dell'Eterno. E questo ci mostra che nel nostro percorso abbiamo bisogno di essere costantemente in comunione con Dio. Non basta averlo fatto nel passato, ma ogni giorno camminiamo per fede. Fede nella sua parola. E noi rimaniamo in contatto con Dio attraverso la preghiera e come Abramo ci fermiamo e invochiamo il suo nome affinché lui possa continuare a guidare i nostri passi, possa indicarci la via da seguire, stando sempre alle sue indicazioni nella sua benedetta parola. Quindi Abramo è un esempio di fede, di ubbidienza, e Abramo dipende da Dio passo per passo ed è in comunione con Dio. E fin qui Lot cammina con lui nella stessa direzione, in modo felice, sereno, e possiamo vedere che Lot ha avuto un grande esempio nella persona di Abramo. Ma ecco che al verso 5 succede qualcosa. Leggiamo adesso, andiamo al verso 5 fino al verso 12. Anche Lot, che viaggiava con Abramo, aveva pecore, buoi e tende, e il paese non era sufficiente perché essi potessero abitarvi assieme, poiché il loro bestiame era numeroso ed essi non potevano stare insieme. Ecco una frase inaspettata. Purtroppo la ricchezza, il benessere, l'abbondanza, anziché mantenerli uniti, arriva il momento in cui tutto questo non permette a Lot di stare insieme o di rimanere insieme ad Abramo, tant'è vero che al verso 7 ci viene detto che nacque una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot. E i Cananei e i Ferezei abitavano a quel tempo nel paese. E Abramo disse a Lot: ti prego, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, poiché siamo fratelli. Tutto il paese non sta forse davanti a te? Ti prego, separati da me. Se tu vai a sinistra, io andrò a destra, e se tu vai a destra, io andrò a sinistra. E quindi adesso avviene un momento critico, una svolta. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano, verso 10. Prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, essa era tutta quanta irrigata fino a Soar, come il giardino dell'Eterno, come il paese d'Egitto. E Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì, andò andando verso Oriente. Così si separarono l'uno dall'altro. Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Ci fermiamo un attimo. Quindi notiamo che il benessere ha portato la necessità di una separazione. Non c'era più abbastanza spazio per permettere ad Abramo e a Lot di convivere con tutti i loro familiari, i loro averi, il loro bestiame. E purtroppo sorse una contesa non fra Abramo e Lot, ma fra i loro pastori del bestiame, pastori rispettivi. E qui notiamo una cosa importante, che nonostante la necessità di una separazione per motivi, diciamo, logistici, per motivi, diciamo, di circostanze materiali, notiamo l'attitudine di Abramo. Un uomo di Dio non contende, un uomo di Dio non vuole mai incoraggiare la contesa. E notiamo che appunto Abramo dice al verso 8: ti prego, non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, poiché siamo fratelli. Ecco lo spirito pacifico che animava Abramo, ed è un esempio anche per noi, perché nel percorso di fede possiamo avere a volte situazioni inaspettate, possono esserci dei conflitti potenziali legati a varie circostanze, situazioni che si presentano, ma il credente maturo
l'uomo, la donna di Dio non vogliono contese, ma dobbiamo sempre trovare il modo pacifico per evitare le contese e i conflitti. E quindi questa separazione, in qualche modo imposta dalle circostanze, dal benessere, porta la necessità anche di una scelta da parte di Lot. Infatti Abramo dice, ecco, se tu vai a sinistra io vado a destra o viceversa. Ed è qui che subentra un momento molto particolare, direi un momento cruciale nella vita di Lot, perché ha dovuto fare una scelta che avrà delle conseguenze enormi, conseguenze a lunga scadenza. Quindi notiamo che questa scelta, che vedremo non era la migliore, in qualche modo ha determinato delle conseguenze irreversibili. Ma andiamo in ordine. Come reagisce Lot di fronte a questa proposta pacifica, serena, da parte di Abramo? Ebbene, leggiamo al verso 11, anzi al verso 10, Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Allora, notiamo che Lot ha una reazione umana, naturale, diremmo logica, guarda il paesaggio, alza gli occhi e vede l'intera pianura del Giordano. E ci viene detto che questa pianura, prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra, questa pianura era tutta quanta irrigata come il giardino dell'Eterno e come il paese d'Egitto. Allora notiamo che in qualche modo Lot ha l'occhio fino, Lot vede qualcosa di bello, una bella pianura, ma notiamo che questa bellezza apparente, questa magnifica pianura, in realtà nascondeva una grave realtà di carattere morale, perché vedremo che in quella pianura abitava la gente di Sodoma e Gomorra, la cui depravazione morale ha dovuto portare il giudizio divino. Quindi in qualche modo potremmo dire che lo sguardo di Lot lo ha ingannato. E a volte anche noi possiamo basarci su cose che vediamo in apparenza. Ad esempio, non vediamo Lot dire: ok, zio Abramo, grazie per la proposta, adesso ci prego sopra. A differenza di Abramo, che invocò l'Eterno, ed è una reazione veramente importante che dobbiamo avere in ogni passo della nostra vita, non vediamo Lot avere la stessa reazione, non lo vediamo invocare il Signore, ma lui osserva, guarda questa bella pianura ed è attratto da questa bellezza naturale, si affida alla sua percezione naturale, non chiede consiglio né a Dio né allo zio, uomo di Dio. Potremmo dire che Lot si lascia ingannare dal desiderio, un'altra parola che viene usata dall'Apostolo Giovanni, la concupiscenza degli occhi. E quindi questo primo errore porta al secondo, al verso 11, leggiamo che Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano e partì andando verso oriente, e così si separarono l'uno dall'altro. Notate questa frase: Lot scelse per sé. Quindi Lot non ha associato Dio alla sua scelta, Lot non ha chiesto consiglio prima di fare questa scelta, ma sulla base della sua valutazione naturale, quello che ha visto, la bella pianura, sceglie per sé. Ecco un errore che dobbiamo evitare quando siamo confrontati a delle decisioni importanti, cruciali, di carattere morale e spirituale, ma anche pratico. Abbiamo bisogno di consultare la parola di Dio, che è la nostra guida infallibile. Chiediamo la preghiera anche dei nostri fratelli, dei nostri familiari, che Dio ci guidi nelle scelte
importanti, affinché non possiamo cadere nella trappola di qualcosa che era bello in apparenza, ma che nascondeva, come in questo caso, la depravazione morale di Sodoma e Gomorra. Conosciamo bene quel detto che dice che non tutto quello che luccica è oro. Quindi stiamo attenti alle apparenze. E forse in qualche modo Lot cercava anche una certa facilità materiale, questa era una pianura irrigata, tutta pronta, già coltivata, addirittura paragonabile al giardino di Dio dell'Eden. Forse Lot, possiamo supporre, si era stancato di questa vita pellegrina con lo zio, non sappiamo, ma in qualche modo Lot fa i suoi calcoli e dice: beh, qui c'è tutto, c'è la vegetazione, c'è la pianura, sarà più facile avviare una vita sociale con il mio parentato, con il bestiame, però dimentica l'aspetto morale e spirituale. E questo assomiglia a molti oggi che sì, cercano il benessere materiale, che è legittimo, ma a scapito della loro propria vita spirituale. Gesù dirà molti secoli dopo che gioverà all'uomo se guadagna tutto il mondo, se conquista la pianura, se conquista la bellezza di questa pianura bella quanto il giardino di Dio. Che giova se poi perde l'anima sua. A volte vogliamo rendere la nostra vita più facile, più agevole, più sicura. Pensiamo che noi possiamo dare una certa garanzia alla nostra vita terrestre e diamo priorità agli interessi materiali, che possono scomparire ad un tratto, trascurando la nostra vita spirituale. Lot non si è posta la domanda: ma come andrà la mia vita lontano da Abramo? Non ci sarà più questa comunione spirituale con Abramo, che certamente lo invitava a pregare. Come potrò impostare questa vita da solo? Bene, continuiamo nel testo, perché non finisce qui. Verso 12: Abramo dimorò nel paese di Canaan e Lot abitò nelle città della pianura e andò piantando le sue tende fino a Sodoma. Ora gli abitanti di Sodoma erano scellerati e grandi peccatori contro l'Eterno. Ecco la situazione. Sì, ha trovato un posto più agiato, con una certa garanzia materiale, un vantaggio dal punto di vista pratico, si è scelto un bel posto, ma non si è accorto che cammin facendo si è avvicinato ad una popolazione che non soltanto rigettava il Dio di Abramo, la fede di Abramo, ma che addirittura erano peccatori e veramente scellerati agli occhi dell'Eterno. E come ben sapete, un giorno arriverà che Sodoma e Gomorra saranno giudicati. Ora, molti secoli dopo, l'Apostolo Pietro fa un commento su quello che è successo a Lot dopo questa scelta. Infatti, il testo di Pietro, che sto per leggere, la sua seconda lettera, Pietro, capitolo 2, non solo conferma la storicità degli eventi descritti in Genesi, ma ci dà anche conferma di quello che è successo nel cuore di Lot dopo questa scelta che potremmo definire tragica. Notate con me al capitolo 2, verso 5, Pietro dice: se Dio non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè, predicatore, poi verso 6, se riducendo in cenere le città di Sodoma e Gomorra, le condannò alla distruzione perché servissero d'esempio a quelli che in avvenire avrebbero vissuto empiamente. E notate qui adesso il commento di Pietro: e se salvò il giusto Lot,
che era contristato dalla condotta dissoluta degli scellerati, perché quel giusto che abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, si tormentava ogni giorno l'anima sua, l'anima giusta, a motivo delle loro opere inique. Quindi cosa impariamo qui? Cosa scopriamo? Che Lot si è ritrovato completamente immerso in questa generazione scellerata, queste città di Sodoma e Gomorra che Dio ha destinato alla distruzione, quindi giudicando entrambi le città, e Dio nella sua misericordia ha salvato Lot. Ricordiamo bene l'intercessione dello zio Abramo che ha chiesto a Dio di risparmiare Lot e la sua famiglia, ha interceduto per appunto risparmiare coloro che vivevano in quella regione. Vediamo ancora una volta il cuore altruista, amorevole di questo uomo di Dio Abramo. Ma Lot ormai era immerso in quella generazione che Dio ha salvato in extremis. Ricordiamo anche quello che è successo alla moglie, al punto che Gesù dirà: ricordatevi della moglie di Lot. In che modo? Ricordando che fine ha fatto. Purtroppo, come sapete, quando il giudizio è caduto su Sodoma e Gomorra, la moglie di Lot, anziché fuggire con Lot, ha guardato indietro ed è rimasta come una statua di sale. Quindi ha commesso un altro tragico errore. E notiamo che in questa vita che Lot ha instaurato a Sodoma e Gomorra, ci dice il testo che sebbene sia stato salvo in extremis per la misericordia di Dio e per l'intercessione di Abramo, lui però era contristato mentre abitava fra loro, per quanto vedeva e udiva, ogni giorno si tormentava l'anima giusta a motivo delle loro opere inique. Quindi cosa ci dice questo? Che Lot ha pagato in modo caro la sua scelta errata, perché ha dovuto poi convivere con una società così scellerata, ribelle, che ha compiuto atti che nemmeno vogliamo menzionare, ha dovuto tormentarsi ogni giorno per quello che lui vedeva e sentiva. E Dio ha avuto pietà di lui, ma nonostante questo non ha potuto proseguire serenamente e felicemente il suo viaggio di fede che aveva iniziato con Abramo. E quindi ci sono delle lezioni per noi, sia per i non credenti, di non attaccarsi soltanto a quello che vediamo, ai beni materiali, perché tutto passerà. Ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. E quindi Abramo ha preso la giusta direzione. Solo per dare un'indicazione, leggiamo sempre il capitolo 13, che dopo questa scelta errata di Lot, Dio parlò ad Abramo, verso 14, e disse: alza ora i tuoi occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua progenie per sempre. Verso 16, e farò in modo che la tua progenie sia come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, anche la tua progenie si potrà contare. Alzati, percorri il paese in tutta la sua lunghezza e in tutta la sua larghezza, poiché io te lo darò. E verso 18, sempre capitolo 13, conclude: allora Abramo levò le sue tende, andò ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e vi costruì un altare all'Eterno. Che differenza con Abramo! Lui ha scelto la giusta direzione e Dio lo ha onorato. Sì, non ha conquistato la pianura bella da vedere, non ha avuto possesso di quella terra irrigata bella come il giardino, ma Dio gli ha dato tutto un territorio e la sua benedizione, la sua promessa, e quindi Abramo è entrato in possesso di tutte le promesse di Dio. E notiamo la sua attitudine umile e sempre consacrata a Dio, che non solo ubbidì alla direzione che Dio gli indicava,
ma costruì un altare all'Eterno, segno della sua comunione con Dio, segno della sua dipendenza da Dio e segno della benedizione di Dio che ha accompagnato Abramo in tutto il suo viaggio di fede. Allora ripeto la domanda iniziale: quale direzione stai seguendo? Sono due direzioni diametralmente opposte. C'è la direzione che la nostra carne ci può indicare, quello che ci attira, quello che noi preferiamo, quello che ci sembra essere pieno di promesse, ma soltanto un'apparenza che può nascondere una tragedia, può nascondere il peccato, può nascondere veramente il giudizio di Dio. Ma c'è la direzione che Dio ha per la nostra vita, che Lui ci indica nella sua preziosa parola. E noi vogliamo seguire quella direzione, perché quella direzione porta alla vera benedizione presente ed eterna. Infatti Abramo proseguì il suo viaggio tranquillamente e ci dice lo scrittore agli Ebrei, un verso che tutti conosciamo, che lui andava avanti e cercava la città il cui architetto e il cui fondatore è Dio stesso, il cui costruttore è Dio stesso. E Abramo non si è sbagliato di direzione, è arrivato a buon porto e Dio lo ha premiato, Dio lo ha onorato. E noi, come figli spirituali di Abramo, vogliamo fare la stessa scelta: seguire non quello che appare e può scomparire, ma come dirà l'apostolo Paolo, abbiate animo alle cose di sopra, non a quelle di questa terra, perché tutto passerà. Quindi scegliamo bene, scegliamo Gesù, scegliamo la sua parola, scegliamo la sua volontà che è buona, perfetta ed accettabile. Non ci lasciamo ingannare, non ci lasciamo accecare da quello che sembra essere più bello, più confacente alle nostre esigenze, ma sottomettiamoci alla direzione che Dio ha per la nostra vita. E voglio pregare che questa sera nessuno possa commettere un errore che potrebbe essere molto fatale, ma che possa veramente sentire la voce del buon pastore che traccia il sentiero davanti a noi. Signore, grazie per la tua parola che è fonte di vita, è fonte di saggezza e anche di correzione. Signore, abbiamo visto come questa separazione tra Abramo e Lot ha prodotto una errata scelta che ha avuto conseguenze nefaste, tragiche per la famiglia di Lot e anche per Lot, che ha sofferto il tormento quotidiano nel vedere le nefande azioni di quella generazione. E poi sua moglie stessa è rimasta vittima del giudizio perché ha guardato indietro. Cioè, vogliamo essere animati dallo stesso spirito di Abramo, dalla stessa fede, fiducia, dipendenza da te, Signore. Vogliamo seguire le tue direttive, vogliamo seguire la tua strada, vogliamo seguire il percorso della fede, dell'ubbidienza e della consacrazione, fino a quando arriveremo in quella città eterna dove tu hai preparato delle dimore per tutti coloro che avranno seguito la direzione giusta. Cristo Gesù, via, verità e vita. Ti ringraziamo, guida i passi di ciascuno di noi nella giusta direzione. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.